Allora, siccome il pranzo è un po' in ritardo, adesso facciamo un po' di musica. Se c'è qualcuno che ha da raccontare una storia, si alza in piedi e la racconta. Va bene? Un applauso alla festa! Un applauso anche al direttore, se non si offende. Dottore, dottore, questo qui non ci crede che l'uomo sia andato sulla luna. E tu ci credi? Io ci credo, e come? Ah. Se fossi più giovane ci andrei anch'io sulla luna. Che brava Loredana, così si fa. Senti Loredana, che ne dici se buttiamo giù il muro di cinta del manicomio in modo che niente ci separi più dal resto della città? Magari, almeno vedremo i matti fuori. Adesso abbiamo preso una decisione importante. Abbatteremo il muro. Questa notte abbatteremo il muro che ci separa dalla città e che vi ha tenuti rinchiusi per secoli. Quando medici e infermieri, con la scusa di curarmi, mi torturavano, io mi rifugiavo nella mia seconda ombra e non sentivo più niente. Pronto, 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 pronto. Questa notte dobbiamo riuscire ad abbatterlo, questo muro che divide il manicomio dalla città. Tutti, tutti insieme dobbiamo buttarlo giù. Il muro. Chi non butta giù il muro non capirà mai che cos'è la libertà. Cosa ha detto? Chi non butta giù il muro non capirà mai che cos'è la libertà. Livio, ancora? Ma cosa fai lì? Ma perché non vieni a buttare giù il muro insieme agli altri? Vuoi che ti aiuti? Non butto giù nessun muro io. Sto bene così.